Benvenuti carissimi amici ad un nuovo grande appuntamento dedicato al mondo country, benvenuti a Country Live, una nuova grande puntata dedicata non solo alla musica e al ballo, ma anche alla storia, alla cultura, alla tradizione e alla spiritualità. Io ringrazio tutti i professionisti che come ogni volta, in ogni puntata, mi regalano un po' della loro professionalità, della loro esperienza, della loro passione per regalarvi appunto questi spaccati di vita country, di Country Live. Innanzitutto, inizio col ringraziare questa grande emittente che ci trasmette, ma ringrazio anche tutti i ragazzi che ci seguono direttamente dal web ogni mercoledì dalle ore 18 sulla nostra pagina Passi e Suoni Playa Latina Country Live, pagina Facebook che prende il nome dalle tre web TV tematiche che gestisco, sulla quale appunto ogni mercoledì dalle ore 18 siamo in diretta per una puntata di Country Live. Infatti questa trasmissione televisiva nasce appunto da questo programma nato in realtà sul web che poi ha preso davvero molto piede e ringrazio tutti i ragazzi, tutti gli amanti del mondo country che si collegano da ogni parte del mondo, devo dire, rimanete con noi per questo country. Peraltro a inizio puntata ho il piacere di ricordarvi un grande appuntamento dal 7 di maggio per tutti gli amanti del country, sintonizzatevi allo scoccare della mezzanotte sempre sulla nostra pagina Facebook Passi e Suoni Playa Latina Country Live Web TV perché inizieremo Country Voice in the Night, un programma di musica, non solo di musica, in diretta dal Country Road, questo bellissimo honky tonk sui colli euganei di Padova, con Igor Pasin. Sarà presente appunto lui di persona, potremo parlare con lui, vi forniremo di un numero di telefono al quale potrete rivolgergli le vostre domande dedicate al mondo country o potete anche scriverci attraverso la pagina Facebook sulla quale saremo in diretta col grande Igor Pasin per il mondo country. Quindi dal 7 di maggio collegatevi allo scoccare della mezzanotte su Passi e Suoni Playa Latina Country Live Web TV, pagina Facebook per questo grande appuntamento Country Voice in the Night. E adesso inizio la nostra puntata come al solito facendovi scaldare i piedi. Questa è una coreo tratta sempre dalla Dobro & Friends, realizzato in un altro grande honky tonk italiano molto bello, il Mondelli Stable, e io colgo l'occasione per salutare Stefano Dalenon, colonna portante di questo honky tonk, l'organizzatore di un po' tutti questi grandi eventi, e io vi lascio con questa coreo proprio tutta per voi, per scaldarci l'atmosfera di questa nuova puntata di Country Live. Ed ora, visto che ci siamo scaldati, passiamo alle nostre interviste. Vi avevo anticipato qualche puntata fa la prima parte dell'intervista ai Crazy Bulls, questo grande gruppo musicale di musica country, Catalan style, conosciuto, molto conosciuto in Italia, con tanti dischi al suo attivo. E questa è la seconda parte dell'intervista realizzata appunto con Stefano Bandini e Leda dei Crazy Bulls. Yeah.
cose importantissime. Innanzitutto, dunque, in Italia, conoscendo Igor, è stato un po' lui che mi ha instradato. Ho scoperto che poi il country è tantissimi anni che è in Italia, ma ahimè è sbocciato soltanto negli ultimi anni perché si va a mode, no? Quindi la vostra difficoltà, poiché tu vieni dal ballo, quindi tu prima insegnavi ballo, la difficoltà nel condividere questa tua passione con la gente, perché magari 20 anni fa si andava ancora, c'erano i latinoamericani che forse facevano la padrone in questa cosa. C'erano i latinoamericani che la facevano da padrone. Io ho iniziato a insegnare i balli country con la musica country, quindi quando ho messo sulla band ho deciso di fare anche i balli. Prima insegnavo altri tipi di ballo. E abbiamo incontrato una persona speciale che si chiama Bruno Moggia, è un coreografo di fama internazionale, e eravamo andati a Budapest a vedere un primo festival internazionale e lì abbiamo conosciuto Bruno, gli abbiamo detto che avevamo una band e lui ha chiesto: perché non scrivete una canzone per me? E da lì abbiamo iniziato, e il nostro primo album si chiama Livestream perché è la coreografia che Bruno ha scritto su una nostra canzone che si chiama Big Old Wheel, e quindi questa l'abbiamo dedicata a lui. E da lì la storia è partita, perché il secondo album si chiama Palusa perché un'altra grande coreografa ha scelto una nostra canzone che si chiama Virginie Barjou, e anche lì a Palusa. E poi lo stesso Igor, ancora prima di Virginie, che ha scelto la nostra canzone per fare un frasato, un couple dance frasato su Doing Well, e c'è anche la coreografia, e da lì si è innescato un meccanismo. Noi siamo felicissimi, perché è una cosa che onestamente non avevamo previsto, perché non ci potevamo aspettare una cosa che sulle nostre canzoni, quindi non su delle cover che comunque, come dire, sono collaudate, no? Invece su delle cose nostre dice: vabbè, noi le facciamo, poi dopo insomma speriamo che ballino qualcosa. E invece proprio è successo. E noi siamo molto contenti, perché voglio dire, a dei mostri sacri come questi non glielo fa fare nessuno di mettere la faccia su una roba, no? Se tu prendi una canzone della discografia di Nashville sei tranquillo, no? Sei omologato, no? Invece andare a prendere così, andarsi a cercare delle cose, no? E quindi da lì ora dico, non fosse mai successo, perché non si vive più, però siamo felicissimi, devo dire che siamo molto contenti, sì. Allora, per me è molto bello ascoltare queste informazioni, queste notizie, perché pensavo fosse ancora difficile il mondo del country, soprattutto in Italia, anche come serate, perché vedo che si balla molto, ma avevo avuto il pensiero che si ballasse molto sui CD, non sulle musiche dal vivo. Purtroppo sì, questo è il grosso limite di chi balla, il fatto di non apprezzare molto la musica live. È questione di cultura. Quando poi si capisce che c'è chi ha scritto la canzone sulla quale si balla e si apprezza anche ascoltare la canzone, da lì credo che sia una cosa importante, tanto che, se avete notato, prima su un soundcheck che abbiamo fatto è stato bellissimo vedere una scuola che si è alzata e ha ballato mentre stavamo facendo addirittura un soundcheck.
Simpaticissimi davvero, vi anticipo già che con Stefano Bandini abbiamo realizzato una nuova rubrica che è la storia della musica, ovviamente in base alla passione di Stefano Bandini, che presto inizieremo su questa trasmissione. Al momento torniamo a parlare di ballo. Siamo qualche anno fa in un grande appuntamento annuale che è il Voghera Country Festival, dove Stefano Civa, il nostro maestro di Valceno Country Dance, insieme alle ragazze del gruppo Puerca Vacas, io saluto Nikita, hanno realizzato Bounty, questa coreografia che appunto hanno presentato in gara al Voghera. E io ve la regalo. E dopo questa simpatica coreografia realizzata appunto dal nostro maestro Stefano Civa dei Valceno Country Dance, che saluto, è il momento di passare all'appuntamento con la nostra magica rossa. Scrittrice, poetessa, ci parla di storia, di cultura, di spiritualità e di tradizione. Io vi lascio con Sara Albanese e la sua rubrica L'ottava freccia.
Ciao Tiziana, un saluto come sempre a tutti gli amici di Country Live. Ci tengo a aprire ringraziando in modo particolare tutte le persone che seguono l'Ottava Freccia, che in questo periodo mi hanno dimostrato grande affetto e grande interesse nei confronti di questa rubrica, e questo è veramente un grande piacere e un onore per me. In modo particolare devo dire che ha riscontrato un particolare favore la puntata in cui avevo iniziato a parlare dei testi delle canzoni country. Voi sapete che io molto spesso parlo dell'importanza della parola e tra i tanti percorsi, sapete che in qualche modo stiamo tracciando diversi percorsi in questa rubrica, e tra i tanti che ho voluto intraprendere ce n'è anche uno che appunto ci porta attraverso quelli che sono per l'appunto i testi, per l'appunto le parole delle canzoni della musica country, seguendo delle sorte di leitmotiv, delle sorte di denominatori comuni, di elementi comuni che ricorrono in quelli che sono appunto molti, non dico tutti, ma sicuramente tantissimi brani country, per capire un attimino che cosa rappresentano un po', perché ci sono questi punti in comune. E tutto sommato sono questi aspetti, questi temi, tanto rappresentativi del genere country quanto un determinato tipo di musicalità e appunto di melodia che altri esperti molto più bravi di me sicuramente vi spiegheranno. Allora, l'altra volta abbiamo parlato, anzi qualche volta fa abbiamo parlato della ricorrenza del tema religioso, del tema della spiritualità, della religione, di Dio. Oggi vorrei parlarvi di qualcos'altro, del viaggio. Il viaggio, in modo particolare il viaggio, ne parleremo anche nella prossima puntata in modo diverso, ma oggi vorrei vedere il viaggio come ritorno a casa. È un qualcosa che troviamo spessissimo nella musica country in generale, il ritorno a casa attraverso anche un determinato itinerario, un determinato percorso fatto di città, fatto di stati, e questo ritorno a casa, un po' come se fosse la terra promessa, ha una valenza quasi mistica. Tutti conosciamo, chi non conosce Take Me Home Country Roads, che è stata resa famosa appunto da John Denver, che è uno dei tormentoni della musica country, in senso positivo, naturalmente un brano bellissimo. Un po' più a nord, Chris LeDoux ci diceva Take Me Home to Old Wyoming, quindi un po' lo stesso senso di ritorno a casa, di ritorno alle origini, in quello che è lo stato che in qualche modo rappresenta il modo di vivere di questi autori. John Denver in Country Roads ci parla del West Virginia, Chris LeDoux ci parla del Wyoming, stili di vita completamente diversi che vengono raccontati all'interno appunto di quelle che sono le loro tematiche ricorrenti, le loro discografie. Questa sorta di mitologia, questa sorta di leggenda del ritorno a casa si può inquadrare anche in diversi elementi tipici delle tematiche della musica country. Il ritorno a casa rispetto a che cosa? Il ritorno a casa del mandriano che vive lontano, che sposta appunto il bestiame, che in qualche modo passa stagioni intere lontano dal focolare domestico, che ha questa costante nostalgia di casa o della famiglia d'origine o della sua amata. Oppure il musicista che vive un po' da ramingo, che vive un pochino da zingaro, che è obbligato dalla sua arte a girare e in qualche modo poi ritorna a casa dopo questo pellegrinaggio artistico. Poi vedremo anche tra qualche puntata la guerra, anche il ritorno dalla guerra, la partenza e la volontà di ritorno a casa. Parliamo della guerra in Vietnam, ma parliamo naturalmente della guerra anche poi in senso generale. Ma in modo particolare per quel che riguarda i due punti che ho toccato, cioè quello dei mandriani, dei cowboys, e quello dei musicisti, la vita in qualche modo di queste persone che vivono, che sono costrette in qualche maniera a vivere lontano da casa e che soffrono di questa cosa, diventa a sua volta tema portante di moltissimi pezzi. Mi viene in mente in questo momento il pezzo meraviglioso e commovente Desperado degli Eagles. Mi viene in mente anche You Can See From the Road sempre di Chris LeDoux. Ci parlano appunto di questa vita lontana dagli affetti che in qualche modo non consente alla persona in qualche modo di fermarsi e di costruire un solido focolare domestico di cui poter godere. Dicevamo prima, tanto spesso questo ritorno a casa viene attraverso una sorta di itinerario, attraverso una sorta di percorso. Questo percorso implica una ripetizione
quasi liturgica di nomi di città e di nomi di stati che ricorrono e ritornano. Voi molto difficilmente riuscirete a trovare un brano classico country che non contenga il nome di qualche stato o il nome di qualche città. In qualche modo questo ripetere il nome fa sì che la parola stessa, il nome stesso della città o dello stato o di alcuni elementi naturali, il Mississippi piuttosto che le montagne o quant'altro, assumano quasi una sorta di sacralità. E noi stessi che andiamo lì, anche se in quel momento non stiamo vivendo o vedendo nulla di particolare, in qualche modo per osmosi assimiliamo questo senso di sacralità che ci proviene da questa sorta di liturgia che viene ripetuta di volta in volta. Chi non conosce Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd? Tutti quanti la conosciamo e l'Alabama in sé è uno chiaramente dei punti cardine per quel che riguarda appunto questa liturgia degli stati, ma non solo il Texas naturalmente è un altro degli elementi più ricorrenti, lo troviamo esplicitamente nominato anche per quel che riguarda la musica, per esempio tutti conosciamo If You're Gonna Play in Texas, ok, sempre degli Alabama, ma chi non conosce, chi in qualche modo non si è fatto trasportare dall'atmosfera di Amarillo by Morning di George Strait, per esempio. E poi potrei nominarvi veramente migliaia di brani, South of Santa Fe di Brooks and Dunn e via dicendo, potrei veramente nominarli, potremmo stare qui veramente ore e ore. E la cosa un po' particolare è che Nashville che è secondo l'immaginario collettivo la patria e in qualche modo la terra promessa, no, della musica, non sempre viene vista, anzi quasi, non dico quasi mai, ma raramente viene vista in chiave veramente positiva nei testi country. Noi magari la sentiamo nominare e quindi in qualche modo pensiamo che venga in qualche modo esaltata, ma non è così. Vi faccio un esempio, uno per tutti anche in questo caso, False Post di Aaron Watson, no? Aaron Watson ci dice, se dovessi andare a suonare a Nashville, in Tennessee, non sarei nient'altro che una marionetta nelle mani di un sistema, preferisco restare qui con il mio cappello, con i miei jeans, con quello che è il mio modo di essere ed essere quello che sono in Texas. I suoi versi precisi sono I'd rather be an old fence post in Texas than the king of Tennessee, no? Quindi preferisce essere in Texas, essere se stesso, piuttosto che essere il king, il re del Tennessee. Ultimo esempio che vi faccio, e ci tengo a farlo in modo particolare perché abbiamo avuto l'onore e il piacere di ospitarlo qui in Italia soltanto un paio di anni fa al Country Road, e si tratta appunto del grande Buddy Jewell. Il suo brano, che è meraviglioso, un brano che io adoro e quando lo sento mi getto in pista immediatamente per un suo step, che è Sweet Southern Comfort, ha proprio la caratteristica di parlarci effettivamente di questo itinerario. Lui parla di Carolina to Georgia, e poi nomina addirittura citando Sweet Home Alabama e nomina il Mississippi, e cosa particolarmente ricorrente, particolarmente interessante, è che ci va a parlare di quella che è la Home Dixie. Cos'è questo Dixie? Dixie è quel nomignolo, ok, che si intende per parlare di tutto ciò che è relativo al sud degli Stati Uniti. È una sorta di, sì, di in qualche modo di nomignolo, di nickname, no? La Heart of Dixie è proprio l'Alabama alla fine, no? Quindi questa Home Dixie è la casa del sud, in qualche modo, e rappresenta tutto quello che c'è nel sud. Buddy Jewell ci racconta proprio attraverso questo bellissimo brano che è Sweet Southern Comfort, ci parla dei Weepy Willows, dei salici piangenti, ci parla delle Rusty Cars, ok? Delle macchine
arrugginite. Ne abbiamo viste tante noi durante i nostri viaggi, una cosa molto particolare che in Italia vediamo poco, magari macchine anche abbandonate, macchine in qualche modo a volte malmesse dentro i cortili, e questa è una caratteristica un pochino degli Stati Uniti, e attraverso questi mezzi, le macchine, come anche attraverso i camion, il viaggio prende un'accezione un pochino diversa da quella che abbiamo trattato oggi. Ne parliamo la prossima settimana, nel frattempo io vi lascio con un bacione grandissimo e un saluto a tutti quanti voi. Grazie Sara, perché in ogni puntata ci dedichi un po' della tua vasta conoscenza di questo mondo, e io colgo l'occasione per ricordarvi questa grande data del 13 maggio, seconda domenica di maggio, tutta la libreria Lovat dalle ore 18 per la presentazione del nuovo grande capolavoro di Sara Albanese. Si chiama Alzate le dosi, dal titolo avete capito che sicuramente non è un'opera country, ma un'opera molto importante che parla di temi attuali, a volte difficili, ma come dico sempre, raccontati con la leggerezza e l'eleganza che contraddistingue la nostra Sara Albanese. Vi invito tutti a presenziare, perché avrete l'opportunità di conoscere Sara dal vivo e magari di portarvi a casa una copia di Alzate le dosi firmata, autografata di persona dall'autrice. Ed ora proseguiamo e andiamo sempre a parlare di musica, però andiamo all'estero, andiamo da Bo Porter e Chris Reeve. In realtà sono loro che sono venuti in Italia, al Cavriago, Area Feste di Cavriago, grazie a un'organizzazione impeccabile come sempre dell'Italian Country Family. Io mando un bacio a Marilu Teseo e Loris DJ, che hanno realizzato questo grande live appunto con questi due grandi personaggi, e vi ho già fatto vedere tempo fa la loro intervista, ma vi voglio regalare oggi uno spaccato di nuovo di questo grande concerto bellissimo, una voce stupenda. Bo Porter, per tutti voi Bo Porter, Chris Reeve.
Ed ora, visto che parlavamo dell'area feste di Cavriago, parlavamo di Italian Country Family, siamo giunti al nostro consueto appuntamento con la Line Dance. La nostra maestra è Marilu Teseo di Italian Country Family, appunto, che oggi ci spiega un altro passettino inoino nuovo di Line Dance, affinché poi noi, come dico sempre, racchiusi tutti insieme, siamo in grado di salire in pista e ballare queste bellissime coreografie che i maestri ci mandano per ogni puntata. Quindi diamo la linea a Marilu Teseo di Italian Country Family. Buonasera, ancora insieme per un altro passo di Country Line Dance. Oggi vediamo un passo che si chiama Swivel e simile allo Swivel, ma con una piccola differenza. Andiamo a fare il movimento dei piedi col peso differenziato da un piede all'altro, ovvero in questo modo: se devo fare uno swivel verso sinistra, devo portare entrambi i tacchi verso sinistra, però sul piede destro tengo il peso sul tacco, mentre sul sinistro lo porto sulla punta, vedete? E torno di nuovo, tacco e punta e torno. Così, in questo modo. Se lo devo fare dall'altra parte, la stessa cosa. Alterno, cioè su un piede appoggio il peso sul tacco, sull'altro sulla punta. Attenzione, verso sinistra, punta verso sinistra, apro e torno, apro e torno. Verso destra, apro e torno, apro e torno. Questo è lo swivel. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo step. Ciao! Grazie Marilu, esaustivissima come sempre. Diventeremo davvero dei grandi ballerini grazie al tuo corso di Line Dance. Ed ora proseguiamo, parliamo sempre di musica, parliamo di un gruppo italiano, parliamo degli Spaghetti Jensen. Ho avuto l'opportunità di intervistarli una sera durante un loro live alla Country Road e questo è un frammento dell'intervista misto a quanto hanno realizzato durante il live. Come sottolineo sempre, troverete l'audio di sala, perché mi fa piacere quando i ballerini poi salgono in pista e ballano al suono di una musica live, sentire il tacco degli stivali che batte sulla pista, che deve essere rigorosamente di legno. Per questo motivo abbiamo sempre nei miei video tutti gli audio di sala, soprattutto per quanto riguarda il mondo country. Quindi andiamo a conoscere gli Spaghetti Jensen. Amici di Country Live, io sono sempre qui al Country Road a Parco Lonzina Torreglia di Padova e sono con un fantastico gruppo, Spaghetti Jensen. Allora, io ve li presenterò Roberto, che è the voice del gruppo, vi spiega un po' i ragazzi, poi io ti farò una serie di domande. Intanto lascio il microfono così presenti tutta la band. D'accordo. Ok, allora, Spaghetti Jensen sono... Dario Benazzi alla chitarra, seconda chitarra e cori. Abbiamo Paolo Chiossi al basso e armonica e cori. Alberto Lamonica alla batteria e io chitarra solista e voce. Perfetto, sembra che sia uno del gruppo. Scherzo. Allora Roberto, da dove nasce Spaghetti Jensen? Perché so che è anni che siete insomma sul mercato country. E nascete come gruppo prettamente country o siete nati con altre discipline musicali e poi vi siete avvicinati al country? Ma diciamo che la formazione attuale è nata proprio dal country, però sempre guardando avanti, nel senso di intanto
inediti a livello, come tipo di impronta, quindi no cover e soprattutto diciamo un country abbastanza sperimentale e attuale, ecco, non diciamo il country che molto spesso si può immaginare old style, come magari tanta gente inizia come formazione principale, diciamo di partenza, ecco. Quindi è una cosa che è nata da un'idea premeditata di fare qualcosa di fresco, moderno e anche sperimentale, quindi provare suoni e melodie anche abbastanza attuali piuttosto che rimanere sul classico, ecco. Grazie agli Spaghetti Jensen, al tempo che ci hanno dedicato per questa simpatica intervista che come sempre ho diviso in piccole dosi, quindi fra qualche puntata vi darò gli altri pezzettini che ho sempre in archivio relativi appunto a questa band, country band, ed ora proseguiamo. Mi tocca salutarvi, siamo arrivati a fine di puntata, però vi voglio regalare un altro pezzettino di musica di un altro grande artista che è stato in un grande live sempre all'Area Feste di Cavriago. Lui è Arthur Martinez, mi piace moltissimo perché in tutte le sue canzoni mette sempre un inciso in spagnolo e per me è davvero una cosa che fa venire i brividi. Vi dedico quindi John Arthur Martinez a chiusura di questa grande puntata di oggi. Purtroppo il tempo a me dedicato è giunto al termine, sono stata benissimo in vostra compagnia, spero che vi siate divertiti fra ballo e musica in questa nuova puntata di Country Live. Io vi ricordo due cose, innanzitutto se volete rivedere le puntate finora andate in onda, sia attraverso questa grande emittente nostra amica che ci trasmette, che sia quelle in diretta il mercoledì dalle ore 18 su Facebook, avete due opportunità, o andare sul nostro sito ufficiale della Web TV che è
www.countrylive-web.tv.net e proprio nella home page trovate le due foto che identificano la programmazione della TV che ti sta trasmettendo oppure delle puntate andate in diretta su Facebook, oppure potete andare sul nostro canale ufficiale YouTube. Vi ricordo di iscrivervi, è gratuito, ma sarete informati ogni qualvolta pubblicheremo un videoclip inerente a Country Live, e il nostro canale YouTube è omonimo della nostra pagina Facebook, quindi è Passi e Suoni Playa Latina Country Live Web TV. Racchiude anche qui le tre web TV tematiche che gestisco, per cui non troverete soltanto le puntate di Country Live, ma troverete anche le altre puntate delle trasmissioni di cui mi occupo e che realizzo. Una è Prossima Fermata Liscio, si occupa appunto di musica da ballo, e l'altra è dedicata alla danza sportiva, al caraibico, al latino e alla zumba. Quindi vi invito a gustarvi tutte queste puntate dedicate al mondo del ballo e della musica. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi aspetto al prossimo appuntamento, vi aspetto il mercoledì dalle ore 18 sulla pagina Facebook in diretta oppure di nuovo qui su questa grande emittente. Vi mando un bacio, spero che passiate una settimana meravigliosa, soprattutto all'insegna della musica, perché come dico sempre, per me la musica è vita ed il ballo ne è la sua più grande espressione. Vi mando un bacio grandissimo, al prossimo appuntamento, ciao! Pride and sin keeps our heads up and always enter.